grande successo a Loreto per il tradizionale concerto di mezza estate tenutosi nella suggestiva cornice del sagrato della Basilica della Santa Casa. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, ha visto protagonista l'Orchestra Sinfonica Puccini, diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, che ha accompagnato musicalmente validi ed apprezzati cantanti lirici che hanno riproposto celebri arie operistiche. Questo è l'appuntamento clou della stagione estiva lauretana, seppur inserito in tutta una serie di grandi eventi che abbiamo costruito per la stagione estiva lauretana, non soltanto per i lauretani, ma anche per i tantissimi turisti che quest'anno hanno, come dire, deciso di trascorrere alcuni giorni nella nostra città. Naturalmente questa serata è una serata che è ormai è più di 30 anni che viene effettuata qui in questo bellissimo spazio, in questa bellissima piazza e soprattutto di fronte al santuario mariano più importante al mondo. E per questo voglio anche ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Dancin che come ogni anno mette a disposizione questo bellissimo angolo della città di Loreto, insieme a tutti coloro che hanno condiviso questo momento e in particolar modo le due fondazioni, la Fondazione Cario e la Fondazione Opere Laiche e gli organizzatori a partire dalla Proloco che come ogni anno si prestano per creare il giusto, come dire, equilibrio tra lo spazio culturale e l'organizzazione. Questo è, come dicevo prima, la serata clou dell'estate, ma per noi è la partenza di tutta una serie di appuntamenti che si concluderanno e si completeranno con le festività loretane che partiranno dal 5 settembre fino all'8 settembre. L'obiettivo e l'impegno e la volontà è quella di creare tutta una serie di grandi eventi ripartendo dalla tradizionale e storica corsa del drappo, cioè la corsa a cavallo nella salita, ormai unica e come dire corsa a cavallo in salita. Intorno a questa poi costruire tutta una serie di grandi appuntamenti che fanno riferimento alla fiera tradizionale, alla fiera storica e tradizionale, a tutta una serie di spettacoli che devono essere, come dire, il completamento di una stagione che vede Loreto ripartire dopo un anno e mezzo di difficoltà. E guardate che i santuari mariani, come il santuario mariano di Loreto, parlo di altri santuari come Assisi, basiliche come Assisi, San Giovanni Rotondo, Pompei, hanno vissuto grandissime difficoltà per quello che riguardano proprio la ripartenza dal punto di vista dei pellegrini e dal punto di vista turistico. Ecco, tutti questi eventi che abbiamo costruito per la stagione estiva come amministrazione comunale hanno, come dire, la volontà di far riprendere il sorriso non soltanto ai loretani ma soprattutto ai tantissimi turisti che sono ospiti qui a Loreto ma che arrivano anche dalla riviera del Conero e dalle località costiere a noi vicine. Loreto vuole sempre più essere un punto attrattivo, un punto di riferimento per tutta la regione Marche e vuole ritornare ad essere, come dire, il fulcro portante del turismo marchigiano come era prima del Covid. Noi avevamo circa 1,5 milioni, 2 milioni di pellegrini e turisti che visitavano la nostra basilica, la nostra città e poi giravano tutta la regione Marche. Questo è un obiettivo che come amministrazione ci siamo dati, sono certo che riusciremo a coinvolgere, a far intervenire anche da questo punto di vista la Regione Marche. In questo contesto si inserisce in maniera strategica ed importante la ormai quasi completata nostra via lauretana, cioè la via che collega Loreto, Assisi e Roma. È una via su cui come amministrazione stiamo lavorando anche adesso per far sì che questa via possa essere un punto di riferimento per i camminatori che vogliono fare un cammino di spiritualità, ma anche per i camminatori che vogliono fare un cammino culturale, paesaggistico, perché questa nostra via veramente tocca le bellezze di 23 comuni, in particolar modo i comuni delle aree interne e delle aree colpite da quel drammatico sisma del 2016 che ha veramente distrutto un territorio. Allora
La Via Loretana è un obiettivo su cui tutti dobbiamo strategico, su cui tutti noi dobbiamo impegnarci per primi comuni, 23 comuni coinvolti, ma secondo me in maniera importante, decisa e determinata anche la Regione Marche. Su questo io sono convinto che se riusciamo a creare un gioco di squadra così importante daremo un ulteriore stimolo, un'ulteriore come dire, movimentazione turistica, pellegrini e nonne a questa nostra regione. È un bel momento di, diciamo, di ripresa. Ecco, l'anno scorso era un po' in tono minore, quest'anno è già in una prospettiva diversa. E veramente ci auguriamo che sia una bella serata, come tutto promette bene, anche come segno di incoraggiamento, di ripresa e anche di attenzione a tutte le persone che in questo momento non possono davvero regalarsi anche un momento di serenità, di quiete, come questa sera ci viene donato da questa piazza stupenda in onore della Madonna Assunta che celebreremo domenica. Devo dire che da quando la gente ha potuto muoversi, il santuario è sempre stato frequentato, non dai pellegrinaggi tradizionali, se non in alcuni casi, però molti nuclei familiari, molte persone, molte famiglie con ragazzi, anche in questo momento ci sono gruppi di famiglie che sono qui e sono connessi proprio alla vitalità del santuario. Anche persone che durante il lockdown si sono unite al santuario tramite i social e che ora vengono a visitare questo luogo. Questa è una serata davvero tanto attesa della stagione estiva lauretana, una stagione che è stata davvero ricca di eventi e molto variegati tra di loro, una stagione intitolata Loreto Meraviglia, proprio perché la meraviglia è quello che questa città suscita dal momento in cui la si vive e la si guarda. E Loreto Meraviglia è proprio dedicato a questa piazza, la piazza della Madonna, che suscita stupore con la bellezza dei monumenti della piazza. Questa sera in particolar modo avremo l'evento lirico-sinfonico, tanto atteso dai turisti e dalla comunità. Un evento solitamente organizzato dalla Proloco in collaborazione con il Comune, che quest'anno avrebbe avuto qualche difficoltà viste le normative Covid e le poche risorse destinate, insomma, alla cultura. Da parte dell'amministrazione c'è stato da subito tutto il sostegno per poter realizzare un evento così tanto desiderato. E questa sera avremo dunque l'orchestra completa sul palco, l'orchestra Puccini del maestro Alfredo Sorichetti, tantissimi cantanti giovani ma già in carriera, e la serata sarà particolarmente dedicata a Franco Corelli nel centesimo anniversario della sua nascita. Franco Corelli perché ha avuto i natali nella nostra terra ed ha portato la lirica nel mondo. Dunque una serata all'insegna della buona musica, della musica colta, che spero, insomma, sarà apprezzata da tutto Loreto e anche tutti i turisti della costa che sono abituati a venire a far visita a Loreto durante questo appuntamento. È stato un impegno davvero, davvero grandioso da parte di tutto il comune, da parte della Proloco che ci ha aiutato in tutti gli eventi per la gestione della sicurezza, per le normative Covid. Siamo riusciti, attenendoci perfettamente, strettamente alle regole, ma non rinunciando a dare un'offerta alla popolazione che aveva bisogno di una ripartenza grandissima. E questo è stato un modo per poter tornare alla normalità, tornare alla socializzazione, allo scambio di emozioni. Assolutamente sì, e vi aspettiamo anche con gli ultimi appuntamenti, perché non finisce qui. Di ascoltarci. Un grandissimo piacere essere qui a Loreto sul Sagrato della Basilica e offriamo stasera un programma veramente interessante con arie d'opera, duetti, con l'Orchestra Sinfonica Puccini e con dei cantanti davvero molto bravi. E in primis il tenore Valerio Borgioni, che conosco e che ha debuttato proprio nella rassegna che ho il grande piacere di dirigere, Civitanova all'Opera, nel 2018 con Traviata e poi nel 2019 in Bohème. Adesso è un grandissimo piacere vederlo già entrare e avere un grande successo nei teatri più importanti. E poi abbiamo Nino Gocicashvili, con la quale ho fatto un concerto diversi anni fa al Teatro delle Muse di Ancona. E poi le cantanti del Laboratorio Lirico di Civitanova all'Opera, che è guidato da Ines Salazar. Sono quattro bravissime cantanti soprano che si alterneranno qui su questo bellissimo sagrato della Basilica.
È un luogo questo che suscita sempre grandissime emozioni di preghiera, ma anche di dolore. Soprattutto pensando a quello che abbiamo passato nel periodo del lockdown e della pandemia. Però ecco, siamo a riproporre musica, a rinascere con la musica. La musica è condivisione, la musica è fratellanza umana, la musica è appunto condividere in comunione le grandi emozioni. Non abbiamo ancora finito la masterclass. Quest'anno, a parte questa serata straordinaria, è il primo concerto, ma abbiamo tre concerti, perciò i ragazzi stanno avendo un lavoro molto concentrato già da molto presto, poi fare le prove al pomeriggio per poter fare poi un concerto con orchestra la sera, e allora sono molto carichi e sono molto seri, e questa è la cosa straordinaria. Anche i ragazzi che conosciamo già, altri che sono già tornati, altri ragazzi che vengono per la prima volta, è molto bello vederli crescere anche in pochi giorni. E si meritano di essere, per esempio la Chiara, di cantare anche questa sera che non era in programma. Invece si è visto subito un cambiamento, allora è bello premiarli anche in questo modo, non anche gli altri naturalmente, perché era una serata troppo speciale, però siamo felici che ci siamo riusciti. Quest'anno, come l'anno scorso, in tutti gli eventi l'impegno è decuplicato, perché con la pandemia e con le regole dettate anche dalla sicurezza, che è giustissima, ci stava in tutto, ma gli organizzatori hanno veramente un onere immenso nel poter raggruppare un numero di persone grande, perché 350 persone in uno spazio così, per questi tempi, è veramente un numero molto molto importante. Cerchiamo di fare le cose con la massima sicurezza, perché deve essere una serata di gioia, e non può essere un ricordo di una serata che ci ha portato poi a star male. Quindi l'augurio è che tutti gli eventi siano fatti nel massimo della sicurezza, anche se la fatica è veramente tanta. Ma i volontari sono qui per questo.